del Consiglio, Sua Eccellenza Monsignor José Octavio Ruiz Arenas, che sviluppa alcuni. Soltanto un breve commento su alcuni aspetti già detti. In questo anno No, santo grazie. straordinario, il Santo Padre si recava a versare la Porta Santa. Papa Francesco, anche come un segno di grande misericordia, ha voluto che il 13 dicembre. Tutti i motivi per pensare che c'è una garanzia totale nei confronti di tutti i pellegrini che verranno a Roma, ma che ovviamente è necessaria la debita vigilanza come in ogni altra parte del mondo. Quindi anche negli Stati Uniti apriranno la Porta Santa e anche. Essa rappresenta Cristo stesso. Egli ci ha detto: io sono la porta. C'è solo una porta per entrare nel regno di Dio, e quella porta è Gesù. Poter attraversare la Porta Santa. E di Piazza San Pietro, che è stata realizzata dalla CEA rinnovando la precedente. Per chi desidera, ci sono informazioni sul bancone, un comunicato e una spiegazione di questa nuova illuminazione. E alle 5:30 del pomeriggio, quando già diventa poi buio, ci sarà un momento in cui. La Santa Eucaristia. Come si sa, è un tema questo molto delicato.